alta in Italia per quanto riguarda tutta la parte di sviluppo software nel settore dell'aerospace and defense, va a collaborare con i principali player del mercato, come ad esempio Thales Alenia Space, andando a seguire tutto il ciclo di sviluppo del software. Partiamo dalla parte di progettazione e definizione delle specifiche software, fino a calare in tutto il ciclo AV dello sviluppo, fino ad arrivare poi alla verifica e validazione del sottosistema, del singolo componente o dell'integrato. L'expertise principale in questo momento storico è rivolta soprattutto allo sviluppo del software, quindi seguendo le normative di riferimento che sono la ECSS 040 e il Galileo Software Standard per quanto riguarda lo spazio e la DO 178 per il software di volo e la DO 278 per il software di terra relativo alla parte avionica. Seguiamo svariati progetti sia in ambito di software satellitare che in ambito di software di bordo di velivoli ed elicotteri. Nell'ambito spazio si vanno ad affrontare sfide tecnologiche molto importanti, perché parliamo di sistemi complessi, safety critical, che hanno un impatto sulla vita delle persone, quindi tutto il ciclo di sviluppo, tutta la parte di progettazione deve tenere in conto questa criticità. Categorizzerei le sfide in due branche principali. Una è il vero e proprio sviluppo software ed è relativa alla parte di aggiornamento sulle toolchain che vengono utilizzate, e la seconda è la parte di efficientamento rispetto alle attività che svolgiamo. Come possiamo aiutare noi e i nostri colleghi sulla parte di aggiornamento rispetto alle toolchain? Semplicemente offrendo dei corsi di aggiornamento per stare al passo con tutto quello che usano i nostri clienti e offrire anche nuove tecnologie. Come possiamo aumentare l'efficienza dei nostri progetti diventando partner dei nostri clienti? Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, Alten sta collaborando con alcuni dei nostri clienti per la progettazione e lo sviluppo di sistemi che vanno a semplificare la vita a bordo degli astronauti. Alcune delle tecnologie innovative che si stanno studiando in questo settore sono l'applicazione di tutte le tecnologie di intelligenza artificiale per andare poi a semplificare sia quella che è l'interazione con le persone, con gli astronauti, ma anche quella che può essere la manutenzione che avviene a bordo del sistema di un'astronave, di una navicella. Nel 2024 Alten sta partecipando a due programmi molto interessanti che sono IOS e ExoMars. Il primo è un programma che si pone come obiettivo di andare a fare refuel su determinati satelliti che stanno andando a fine vita in quanto hanno finito il propellente, mentre ExoMars è un programma che si pone come obiettivo di andare a fare delle perforazioni sul suolo marziano e poi sia riportare dei campioni che fare una preanalisi in loco. Sono entrambi i programmi dell'ente ESA. Stiamo facendo dei progetti relativi all'intelligenza artificiale per tutto quello che riguarda i sistemi di validazione, proponendo delle nuove soluzioni ai nostri clienti. Per quanto riguarda il deep learning, viene utilizzato da qualche anno per la parte di creazione dei nuovi algoritmi, che poi vengono implementati chiaramente in ambito di software di bordo o di software di terra.